Ciao a tutti ragazzi, sono Dottor Mirax e bentornati su SpazioGames.it con questo nuovo video dedicato a Gears of War Ultimate Edition. Perché trattiamo Gears of War? Perché è stata recentissimamente, poche ore fa, lanciata la beta ufficiale del gioco sulle console Xbox One. Per poter prendere parte veniva richiesta un'iscrizione, però nel mio caso non ho effettuato iscrizione, ma comunque mi sono stati dati due codici, uno di attivazione della beta e l'altro di attivazione del download della beta stessa, molto probabilmente per il fatto che sia parte del beta testing di Xbox One, non lo so, molto probabilmente può essere per questa ragione. Però questa beta innanzitutto non potrà essere scaricata in paesi quali Germania, Corea, Cina e Giappone. Non si sa bene quale sia il motivo, però in questi quattro paesi non può essere scaricata. In ogni caso, però, noi in Italia l'abbiamo e quindi l'ho provata e testata con mano. Mantiene saldo quello che era stato affermato nel corso del lancio proprio di questa edizione, cioè che tutto gira a 1080p a 60 frame al secondo. Questa ovviamente è un punto importante dal rinnovo grafico, però ovviamente la data di uscita, il 25 agosto, potrebbe, diciamo, essere un pochino sbagliata, nel senso che quando magari saremo ad agosto, Xbox One avrà già attivato la possibilità di utilizzare i dischi di Xbox 360, quindi sarà già stata attivata la retrocompatibilità. Quindi, nel caso voi non vogliate spendere soldi per l'edizione che uscirà proprio il 25 agosto con questo rinnovamento grafico, potete semplicemente sbattere il vostro disco dentro la console, disco di Xbox 360 preciso, e giocare i capitoli vecchi direttamente senza pagare per una edition nuova. Ovviamente il vantaggio è che questa edition contiene tutti i capitoli della saga precedente su ovviamente console Xbox One. Non c'erano certezze dal punto di vista del PC, quindi della piattaforma PC, ma proprio poco tempo fa, pochissimo tempo fa, durante la PC Gaming Conference all'E3, proprio che è venuta dopo le maggiori conference delle principali sia case di produzione Microsoft e Sony che delle varie software house, il capo di The Coalition, che attenzione non è più Epic Games ma è Coalition adesso che sta gestendo la creazione di questa Ultimate Edition per Gears of War, ha affermato che il titolo girerà anche su PC con ovviamente il supporto per DirectX 12 e con addirittura risoluzione 4K. Il frame non sarà bloccato a 60 fps, potrà eventualmente anche essere aumentato e i controller verranno tramite mouse e tastiera. Quindi, nel caso in cui voi non siate registrati anche per PC, comunque molto probabilmente la beta potrebbe essere anche per PC. In ogni caso, al momento è solamente su Xbox One. In cosa consiste questa beta principalmente? Consiste in un test del multiplayer che The Coalition ha voluto provare a effettuare. E la beta gira già a 1080p 60 fps. Le mappe, i personaggi e anche la customizzazione sono veramente molto molto ridotti all'osso. I personaggi, io ho trovato anche i personaggi, non so se probabilmente per il fatto che abbia giocato i capitoli precedenti, però ad esempio il generale Ram, i vari Carmine, quindi li ho trovati all'interno della beta, come anche le classiche armi, quali il fucile Gnasher e il fucile d'assalto Lancer, con anche delle customizzazioni dal punto di vista della skin, quindi reskinnati con delle colorazioni molto particolari, dal colore rosso di Marte al colore di legno, quindi comunque particolarità dal punto di vista della skin delle armi. Le mappe risultano essere molto poche, come veramente pochissime le modalità. Le modalità sono talmente poche che una sola, il Deathmatch Versus, quindi 4 contro 4, 4 COG contro 4 locuste, e il deathmatch inoltre che inizialmente è giocabile solamente sulla mappa ingorgo. Però perché dico inizialmente? Perché poi nei giorni a seguire, in particolar modo per esempio oggi quando ho provato la beta, sono già state aggiunte delle nuove mappe e dei nuovi sblocchi dal punto di vista delle mimetiche per le armi. Tutto questo avviene in base a quanti giocatori di Coalition trova all'interno della beta. Infatti, proprio sul sito viene affermato che se in totale si verranno giocate più di 10.000 partite, si otterranno altre mappe accessibili ad altri giocatori. Quindi, insomma, più la gente partecipa alla beta, più avremo contenuti da poter analizzare e già gustare nel multiplayer di questa Gears of War Ultimate Edition. In ogni caso, grazie mille per aver visto il video. Fatemi sapere con un commento se avete già scaricato, se avete preso parte alla beta,
cosa ne pensate. Purtroppo i contenuti sono un po' pochini, però tenderanno ad ampliarsi nel caso in cui molta gente si trovi a giocare sui server di Gears of War Ultimate Edition Beta. In ogni caso vi ringrazio, invito a lasciare quindi un commento, e per tutte le news riguardanti a questa versione vi invito a passare dal nostro sito, che trovate in descrizione assieme a tutti i link di riferimento per i nostri social. Qui è tutto da Dottor Mirax e al prossimo video qui su spaziogames.it. Ciao a tutti!